Buona giornata da Lidia Di Blasio, iniziamo proprio oggi la nostra rubrica che approfondisce le notizie dal mondo. L'argomento è il cambiamento climatico. È bene porsi le giuste domande per capire, con informazioni e dati scientifici, cosa stia succedendo al nostro pianeta. Riscaldamento globale o era glaciale? Il cambiamento climatico è davvero un atto che è lasciato ai soli esseri umani? Possiamo avere questa presunzione di essere in grado di modificare il pianeta? E se è in atto un cambiamento climatico, verso quale direzione sta andando? Affrontiamo l'argomento con il professor Alberto Prestininzi, professore ordinario di rischi geologici al corso di laurea magistrale di geologia applicata all'ingegneria presso l'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e grazie anche a lei per la sua disponibilità. Buongiorno. Si parla di futuro del pianeta e di cambiamenti climatici. Se osserviamo il passato, sono numerosi i cambiamenti climatici che la Terra ha subito, anche quando l'effetto antropogenico non esisteva affatto. Forse dimentichiamo che la Terra, il clima e i suoi cambiamenti siano da sempre esistiti e che abbiano cause naturali? Non c'è dubbio. Noi dovremmo ringraziare i cambiamenti climatici perché ci dicono che questo pianeta è vivo. Un pianeta che dove non si registrano cambiamenti del clima è un pianeta morto. Come un pianeta morto è un pianeta dove non ci sono frane, alluvioni, terremoti, sono tutte manifestazioni che indicano che questo pianeta è vivo e se è vivo ospita la vita dalle piante fino a noi, quindi teoricamente dovrebbero essere nostri fratelli questi considerati. Bello sentire le sue parole che capovolgono un po' tutto. La CO2 non è un inquinante, come è noto, è l'alimento fondamentale delle piante, del mondo vegetale, e quindi è inconcepibile come mai si sia creato tutto questo, se non ragionando sul fatto che dietro tutto c'è tutto il mondo economico della finanza che ormai ha messo le mani su questo argomento e purtroppo ha messo le mani anche nelle nostre tasche. Sì, parliamo di emissioni CO2. Quali sono, a questo punto le chiedo, le quantità di CO2 emesse nei secoli, parliamo ormai, no? Possiamo fare un range così grande, e quanto poi effettivamente possa o non possa influire il CO2 sul clima? Dai dati che noi abbiamo sicuri, da 300 siamo arrivati a 400, cioè 100 parti per milione di CO2. Se volessimo quantificare per dare una dimensione del problema, lei pensi che 100 parti per milione, per prendere un milione di metri cubi, lei se guarda la stanza dove sta in questo momento, non so quanti metri cubi, e fa la proporzione e trova che in circa 160 anni, dal 1860 ad oggi, c'è stato questo aumento, questa introduzione di 100 parti per milione che nella nostra stanza coincidono a pochi grammi di CO2, che sono, mi diceva qualcuno, la combustione di una candelina da compleanno in 160 anni però. Da questo dovrebbe far riflettere per dire qual è la dimensione del problema che stiamo trattando, che la gente sente parlare ovviamente di inquinamento e tutti siamo contrari all'inquinamento, tutti dovremmo combatterlo, la plastica che sta occupando gli oceani, ma chi ha la politica in mano, le sorti delle nazioni, basterebbe fare una legge che abolisce la produzione della plastica e finisce il discorso. C'è bisogno di continuare a fare questi discorsi di carattere demagogico che sono stati il veicolo della fortuna politica di centinaia di persone. Questo è il dramma del nostro paese e lo spacciano come parte scientifica, dicono che il mondo scientifico è dalla loro parte. Non è assolutamente vero, è esattamente il contrario. Purtroppo le false notizie, come si dice, chiamiamole in italiano, fanno presto ad essere veicolate perché da un lato c'è il sistema di informazione pubblico molto diffuso con milioni di italiani che ascoltano e dall'altro c'è quest'altra novità tecnologica che è quella che stiamo usando io e lei in questo momento che è un grande e importante fatto tecnologico che dovrebbe essere utilizzato in maniera appropriata, invece viene utilizzato perché in maniera sintetica è più facile diffondere false notizie. La notizia scientifica è difficile diffonderla con quattro parole e con uno slogan. Per diffondere una notizia scientifica ci vuole lavoro, ci vuole conoscenza, ci vuole scuola, ci vuole che il mondo della conoscenza si deve riappropriare di queste cose invece di lasciarlo a questo mondo che non so come definirlo. Io lo definisco i laureati delle università social. Scusi, noi
esseri umani, ogni giorno quanta CO2 emettiamo, sì, respirando, sì, che dimostra che la CO2 non è un inquinante, che fa parte del ciclo vitale. Noi, ogni persona, emette mediamente un chilogrammo giorno di CO2. Uno. Siamo 7 Cavoli. Miliardi. Il problema è sono gli inquinanti, i veleni che noi buttiamo in atmosfera. Quelli dobbiamo combattere, non la CO2. Il fatto che i combustibili fossili debbano essere sostituiti, non c'è dubbio. Ma chi è che li sostituisce? La conoscenza, sì, può creare energie pulite, alternative e disponibili a basso prezzo per tutti. Non che noi in Africa andiamo, rubiamo il petrolio, che diciamo che dobbiamo in qualche modo abolirlo, ma noi andiamo a rubarlo. Se lei parla con qualcuno, le dicono: ma si stanno sciogliendo i ghiacciai. Sciolgono i ghiacciai, e nel passato si sono sciolte più volte, 4.000 anni fa per esempio, sì, il ghiacciaio del Forni, che è il più grande ghiacciaio italiano, che sta arretrando, non c'era quasi per niente, era sparito 4.000 anni fa, non un miliardo di anni fa. Per continuare a garantire a tutti una vita decente, dobbiamo trovare la possibilità di offrire energia a basso costo, pulita, e solo la ricerca lo può fare, non le chiacchiere, non gli slogan, sì, non, sì, i metodi coercitivi fatti dall'Europa e dalle nazioni. Parliamo con Roberto Madrigali, esperto in meteorologia, da tempo si occupa di ricerche internazionali, di jet stream e di cambiamenti climatici naturali. Ci può raccontare cosa sta accadendo al clima, magari da un punto di vista prettamente scientifico? Il meccanismo climatico è molto molto complesso, direi ha un ingranaggio enorme con vari passaggi, ci sono varie cause effetto concatenanti, e oltretutto i cambiamenti climatici si possono dividere a lungo respiro e a medio corto respiro, qui ci sono anche queste enormi differenze e tutte sono comunque generate, causate da parametri astronomici. Quali sono i fattori che alterano il sistema climatico? Partiamo proprio da qui. Il clima sul pianeta ha delle variazioni, tante variazioni, è sempre cambiato sul nostro pianeta il clima, e sia la meteorologia che poi la climatologia, cioè gli aspetti anche climatici, sono tutti legati, leganti a movimenti particolari generati da una componente a getto, un fluido d'aria presente sopra le nostre teste che non si vede perché è completamente trasparente, ma è un fluido che avvolge tutto il pianeta e che, muovendosi a determinate velocità e cambiando direzione, tende a generare tutta una differenza termica, e quindi atmosferica e termica, dalla quota al suolo. Quindi praticamente ogni movimento che noi, ogni cambiamento, diciamo, che noi vediamo giornalmente dal punto di vista termico che atmosferico, è collegato a questa componente oggetto. A sua volta questa componente oggetto risente interferenze astronomiche, e queste interferenze astronomiche, la parte più importante è, diciamo, anche la forza gravitazionale, ma non solo, poi c'è anche l'aspetto solare, quindi vedete tutto ruota intorno a parametri scientifici. Tutte le variazioni termiche che noi registriamo proprio completamente in qualsiasi angolo del pianeta sono generate da effetti collegati alla dinamica dell'atmosfera, cioè alla componente a getto che risente di fattori astronomici. Questo cambiamento climatico è prettamente naturale, quindi, a questo punto? È giusto parlare di cambiamenti climatici, perché effettivamente siamo sempre in cambiamenti climatici, cioè il pianeta non rimane mai sulla solita linea termica, ovvero sia ha molti alti e bassi. Ripeto, ci sono periodi lunghi di caldo e freddo, queste sono le ere interglaciali, che sono periodi molto lunghi di valori termici elevati, che sono milioni d'anni, come anche milioni d'anni di ere glaciali, ovvero sia periodi molto freddi. Poi nei periodi molto freddi, le cosiddette ere glaciali, si alternano altri periodi, altre variazioni termiche, che sono i periodi glaciali e i periodi interglaciali. I periodi glaciali durano 100.000 anni e sono freddissimi.
I periodi interglaciali invece alternano periodi caldi a periodi freddi, cioè è molto mutevole il clima sul pianeta e durano invece circa un 12.000 anni circa. Ecco, noi siamo alla fine di questo periodo interglaciale. Attenzione che anche in questi periodi interglaciali avvengono altri cambiamenti che possono anche avere cadenze quinquennali, decennali e fino ad arrivare anche ventennali, quindi tutto ha comunque un mutamento, cioè cambia, non è mai la solita direttrice termica. Di conseguenza parlare di cambiamento climatico è giusto, cambiamenti climatici però naturali, cioè niente a che vedere con un presunto global warming che assolutamente non esiste, cioè non c'è un global warming da CO2 e da effetto antropico, e questo è il grave errore che viene naturalmente portato avanti sicuramente per interessi economici. Ci colleghiamo ora con l'alpinista esploratore Davide Peluzzi, nonché presidente dell'Explora Nunat International. Buongiorno. Buongiorno Lilia, buongiorno a tutti. Le volevo chiedere subito delle sue spedizioni in Himalaya, che sono state davvero tante e continuano. E in queste missioni ha avuto modo di monitorare anche ghiacciai importanti. Cosa ne pensa dell'ultima notizia sullo scioglimento di un terzo dei ghiacciai himalayani? Gli aspetti degli scioglimenti dell'Himalaya non parliamo di un solo contesto, di un piccolo gruppo montuoso, ma parliamo di 2000 chilometri di catena montuosa, quindi un'area geografica del centro Asia che si estende proprio per tutta la sua interezza del cuore dell'Asia, quindi con le montagne più alte del mondo, con il Sagarmatha, con i suoi 8848 metri, cioè l'Everest. Lo scioglimento dei ghiacciai da quel poco, perché logicamente conoscere 2000 chilometri di montagne, di valli, di ghiacciai per quasi la metà inesplorati è veramente, veramente difficile. Ci sono sicuramente delle aree dove negli ultimi 100 anni i ghiacciai hanno avuto una retrazione uscendo dalla piccola età glaciale, dalla PEG, ma ci sono anche altre aree come ad esempio è stato riportato dalla stessa missione di Arrigo Desio negli anni 50 nel Karakorum, c'erano dei ghiacciai che aumentavano, oppure nelle nostre missioni himalayane nell'area del Gao Shankar Everest ci sono dei ghiacciai che negli ultimi 50 anni stanno aumentando, e quindi ci sono alcune zone dove c'è stata una regressione negli ultimi 100 anni e alcune aree invece sono in controtendenza al trend climatico del secolo del Novecento. Noi siamo usciti da una piccola età glaciale, cioè quando i ghiacciai aumentavano, ma soprattutto quando ad esempio in Europa il Tamigi in inverno ghiacciava, quando la laguna veneta ghiacciava, e quindi in un periodo freddissimo dove le attività umane erano veramente minimali, ridotte. Questo periodo andava dal 1550 fino alla fine dell'Ottocento, quindi questo è stato un periodo particolarissimo. Abbiamo il desiderio di sentire anche le sue parole riguardo ai cambiamenti climatici e soprattutto vorremmo capire da parte di chi è stato fisicamente in Artico, a questo punto abbiamo nominato anche l'Artico, cosa stia accadendo? Sì. Essere in territori estremi significa avere una conoscenza approfondita della natura, delle sue dinamiche? Assolutamente sì, la ringrazio anche per la domanda. L'energia geotermica, parliamo del cuore della Terra, del nucleo effuso del pianeta Terra, quindi parliamo dei vulcani, quindi logicamente ha un ruolo fondamentale e soprattutto, visto che abbiamo parlato di ghiacciai, soprattutto su quello che è la oltre proprio glaciale. In Artico ho fatto svariate missioni, alcune in Islanda, quindi nella terra proprio del ghiaccio e del fuoco, e alcune fatte proprio in Groenlandia. E anche in Groenlandia, dove un tempo, ai tempi dei primi anni 2000, si pensava che la Groenlandia fosse quasi esente da vulcani, invece la Groenlandia nel suo interno, nelle sue viscere, al di sotto dei 3.000 metri di ghiaccio dello spessore dell'Inlandis, ci sono dei vulcani, anche lungo la costa. Quindi l'energia geotermica, e soprattutto nella zona artica del polo nord dell'oceano artico, quindi ricordiamo che l'Artico, inteso come polo nord, è un mare ghiacciato, a differenza del polo sud.
quindi logicamente al di sotto del polo nord ci sono dei vulcani, vulcani attivi. Ecco perché un anno è erutto in un modo e un anno in un altro, e quindi i ghiacci hanno delle espansioni e delle retrazioni, in relazione assolutamente sì. Questo è stato preso in considerazione anche dalla stessa NASA e vari ricercatori, ma nell'ultimo decennio. Siamo tutti consapevoli che il clima modifica e delinea le nostre scelte, condiziona le attività economiche, la vita dell'uomo appunto sulla Terra, dall'agricoltura all'occupazione, alla politica di investimento, al turismo. Qual è la ricaduta sui territori e sulle popolazioni? Allora, il clima e l'uomo sono legati, fanno parte proprio dell'unico ecosistema possibile che conosciamo, che è il pianeta Terra. Sì. La condizione è fondamentale, perché se pensiamo anche dallo stesso sviluppo della nostra civiltà, ma possiamo arrivare anche alla nostra specie, l'Homo sapiens, noi siamo andati dietro ai ghiacciai, cioè i ghiacciai determinavano un pochettino le ere, l'evoluzione della specie e l'evoluzione anche delle civiltà. Basti pensare soltanto alla ultima ipotesi, che è sempre la più accreditata, che la fine dell'impero romano, cioè i 750 anni di impero di Roma, sembra proprio che sia dovuto proprio a un periodo di raffreddamento climatico proprio a livello europeo, dove l'impero iniziò a sgretolarsi perché la parte al di sopra delle Alpi non era più controllabile. Ma ancor più dico, secondo vari ricercatori come la stessa Augusta Cerutti di Torino, in una ricerca negli anni 2000, mi confidò nella sua ricerca dicendo che proprio le stesse popolazioni nord europee scesero verso sud non per la voglia di viaggiare, non per la voglia di fare esperienze, ma bensì perché a nord faceva freddissimo e non c'era più possibilità di vita, quindi andava per sopravvivenza, e quindi andavano verso sud, dove c'erano condizioni ottimali. In un periodo dove la civiltà umana era veramente minimale, pensiamo agli ultimi 200 anni l'attività industriale, ma se noi andiamo indietro del tempo, quindi nel periodo romano, dove non esistevano industrie, non esistevano attività moderne, sì. I ghiacciai, molti ghiacciai non esistevano. Il pianeta è vivo, il ghiaccio è vivo. Il ghiaccio, stiamo parlando di acqua, noi abitiamo in un pianeta dove la sua forma più antica, i cratoni di roccia, quindi i suoi 4 miliardi di anni, 4 miliardi e mezzo di anni, è coperto di acqua, quindi noi siamo fatti di rocce e di acqua, è l'elemento che ci ha dato la vita come la conosciamo, nella sua meraviglia, così complessa e così, tra virgolette, no? Delimitata al nostro splendido pianeta. Io dico che la comprensione del pianeta viene solo attraverso la cultura, e la vera rivoluzione è la cultura. Continuate a seguirci sul nostro portale web ilaveradio.com per non perdere tutti gli aggiornamenti sulle notizie dal mondo e dall'Abruzzo. Vi ricordo che potete scaricare le nostre app gratuite per Android e iOS e potete interagire con noi sui nostri social network. Buona giornata a tutti!